Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Siamo in Francia per il Gran Premio sul circuito di Paul Richard. Allora, fate le prove libere, fate vari test con il nostro mandarino. Allora, per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, è arrivato un componente. È arrivato, se non sbaglio, miglioramento per quanto riguarda l'ERS, e ho approfittato per mettere in ricerca anche questo componente che aumenta la potenza del motore. Ci costava circa 600 punti, ho approfittato adesso perché abbiamo ancora la riduzione dei prezzi del 18%, quindi al momento ho sfruttato questa cosa. Deve arrivare quindi quello tra una settimana dovrebbe arrivare anche la miglioria per il telaio, quindi con una ridistribuzione del peso. Un miglioramento importante, e adesso nelle interviste sto cercando di optare per le risposte che ci diano un po' di sconto per quanto riguarda il reparto aerodinamico, visto che al momento era zero. Adesso dopo le prove libere ho parlato bene del reparto e quindi mi ha dato un 4%, così iniziamo a fare qualche miglioria anche dal punto di vista aerodinamico, che facciamo veramente cagare. Aerodinamica, la Force India avete visto che è al primo posto, mentre secondo posto a livello di telaio per la Force India. Qui ancora la nostra Alfa, anche se la Force India è lì. Noi cercheremo di aumentare ancora un po' di più la nostra McLaren. Veniamo da un po' di GP non propriamente al top, anche se effettivamente poi andando a riflettere gli ultimi GP sono andati male, diciamo, rispetto a quelli precedenti, perché poi se avevamo, cioè tenendo conto della McLaren, dell'auto, sono quelli precedenti che sono andati fin troppo bene quando siamo andati a punti, perché con questa auto effettivamente forse gli ultimi GP sono quelli un po' più affidabili, o meglio realistici magari per le prestazioni, per quanto noi abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, e quindi negli altri GP siamo riusciti a fare anche molto ma molto bene. Gli ultimi due, diciamo che tutto sommato come posizione ci stava pure, però ci stavamo abituando bene. Secondo, prima che si accendano le luci verdi e inizi la sfida per la pole position. Allora, noi siamo pronti, relativamente pronti per queste prove, qualifiche. Cerchiamo di fare il nostro giro al meglio delle nostre possibilità, concentratissimi. Questo è un GP dove si spera che si riesca a fare decentemente, vedremo. Vediamo un attimino cosa riusciamo a combinare, dobbiamo essere molto aggressivi sui cordoli, mantenendo comunque i pneumatici sull'asfalto, almeno un paio, almeno un lato, l'altro può essere più aggressivo. Qui, diciamo, appunto, sfruttando questa cosa dell'aggressività sui cordoli, siamo sempre andati discretamente bene. Speriamo che anche oggi si riesca a fare qualcosa di buono per poter toglierci quell'amaro in bocca degli ultimi Gran Premi, come detto, non andati benissimo. Però ci sta, come detto, con... Aia, ecco, qua siamo ben esagerato con questa McLaren. Sono quelli ancora prima che erano andati forse fin troppo bene effettivamente, quindi... Però dai, ci stavamo abituando con ottimi risultati. Comunque per le qualifiche un 15° posto è grasso che cola, signore, è grasso che cola. Quindi lascia ben sperare per... Mentre ci riprendiamo dalle emozioni delle qualifiche, diamo un'occhiata alle prime tre vetture: Perez, Ocon e Marcus. Guarda Ericsson. La Force India, Ericsson, Leclerc ha avuto qualche problema. Force India devastante qui in Francia. Bene, bene, cioè bene, bene per loro. Noi comunque abbiamo fatto un'ottima qualifica. Di solito siamo abituati a partire ultimi, quindi anche in questo caso possiamo invertire la strategia, perché
ci hanno qualifica completa. Ah no, sono arrivati prima di noi sia Alonso. Alonso non ci ho fatto caso in realtà. Hülkenberg, vabbè, ormai siamo abituati. Ben fatto, è stata una buona qualificazione. Va bene, vediamo i messaggi. Ok, dovrebbe essere un po' nuvoloso. Bene, quindi siamo pronti per la gara. Scendiamo in pista e, come detto, facciamo sempre la nostra strategia invertita che ci può dare qualcosina in più. Vediamo se magari con questa miglioria dell'Hertz riusciamo a sfruttarlo ancora un po' di più. E poi arriverà la miglioria anche per quanto riguarda la vera e propria potenza del motore. Benvenuti dunque al circuito Paul Ricard, casa del Gran Premio di Francia, del team Renault e ovviamente di diversi piloti in griglia. Delle 14 gare tenutesi qui fino al 1990, 5 sono state vinte da un francese, di cui 4, ovviamente, Alain Prost. Chi aggiungerà il suo nome alla lista dei vincitori oggi? Noi ci proveremo, Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. C'è Sergio Perez in pole position oggi e c'è Esteban Ocon nella seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Ericsson, Ricciardo, Valtteri Bottas e Vettel, Leclerc, Hamilton, Hülkenberg e Max Verstappen. Hülkenberg Sainz, no. Raikkonen, Pierre Gasly e Grosjean. Lo scienziato? Hartley. No, e allora, scusa, perché... Stroll. E Sergei Sirotkin, Magnussen. Ah no, ventesimo Alonso, quindi fila. Ok. Ed ecco giunto. Pensavo avesse fatto meglio di noi. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo abbiamo felice. Abbiamo motore Renault. Ci proveremo. Tra l'altro in settimana momenti di panico per quanto riguarda i video di Formula 1, che la FOM, la federazione, aveva segnalato tutti i video di Formula 1, probabilmente per errore. Fortunatamente poi l'allarme è rientrato, sennò sarebbe stata una cosa devastante. Comunque, tornando a noi, 13 giri, benzina, un giro e mezzo in più... ci può stare, l'ultima volta avevamo fatto così, ci può stare. Andiamo solo a invertire 8-5, possiamo fare in realtà anche 7-6. Ci proviamo? Ci proviamo a fare 7 con le super soft e i restanti 6 con le ultra soft. Vediamo, vediamo. Eh sì, approfittiamo sempre di fare queste strategie invertite. Mi raccomando, signori, concentrati alla... no, ho sbagliato. Concentrati alla partenza. Fate tifone da panico e seguitemi, mi raccomando, su Instagram, Facebook, Twitch per le live. Comunque non c'è niente da fare. Anche se teniamo preciso l'acceleratore dove deve stare, non... partenza è sempre... via. Molto complicata. Non lo so perché prima andava meglio. Perché bisogna... occhio. Abbiamo rischiato di tamponare Kimi, quindi mi sono buttato all'esterno nel dubbio. Attenzione, ruota a ruota con Kimi. Fasi concitate qui alla partenza, ma dobbiamo cercare di approfittarne. Attenzione a Kimi. Oddio, lo tamponavamo malissimo. E niente, c'è un'aggressività estrema dall'ultimo GP, non so se ci sia stata qualche patch che abbia aumentato la cattiveria dell'intelligenza artificiale, perché sto notando questa cosa. Attenzione. Niente, ci abbiamo provato, ma primo giro non dei migliori, nel senso che si è vista anche tanto l'aggressività degli altri piloti e... non ci ha permesso di sguisciare come se non ci fosse un domani, e come di solito magari riusciamo a fare. Adesso attenzione qui. Certo, c'è da dire che noi abbiamo comunque gli pneumatici meno performanti, quindi magari la nostra prima fase di gara dovrebbe essere un po' più difficile rispetto agli altri. Però cerchiamo di farci valere comunque. Il nostro mandarino. Devo cercare di riportarlo un attimino alla ribalta.
Certo, migliorie ce ne mancano ancora tante, quindi per il momento tutto cuore, tutto cuore. Qua. Dobbiamo tentare il sorpasso. Ma che vuoi tentare il sorpasso? Non ce la facciamo. Modalità sorpasso. Sì, ma non è che quella ci risolve la situazione, eh? Qua la possiamo anche usare, ma ok, siamo entrati nel terzo giro. Da adesso il DRS. Qua ci vuole effettivamente un po' sia telaio, aerodinamica, motore. Qua ci vuole tutto su questa pista. E occhio, al momento dobbiamo cercare di sfruttare un po' le traiettorie. Andiamo forse meglio in curva rispetto a al dritto, dove soffriamo un po' di più. Ora vabbè, qua il DRS lo possono usare tutti. Qui cerchiamo di stare incollati a Sirotkin. Quelli lì davanti comunque ancora non sono scappati, eh. Certo, siamo ancora all'inizio, però il divario ancora non si è allargato troppo tra i primi e il gruppetto, più o meno, come detto, siamo al terzo giro, però di solito andavano in fuga clamorosa. Noi riusciamo a stare vicini a Sirotkin, soprattutto in staccata, e poi è la ripartenza che ci frega un pochino, però attenzione perché lui qua mi sa che non sta utilizzando il DRS. 1,9 secondi. Qua troppo. Vai. Va così, nel misto. E poi dobbiamo sfruttare un po' meglio quella curva lì dove arriviamo, quella parabola, dove scaliamo dall'ottava alla quarta barra quinta. Attenzione, grande così. Ok, bel sorpasso. Come non detto, mamma mia, ci hanno risverniciato in un attimo. All'esterno, questa era la curva, dovevamo farla all'interno, ma ci siamo buttati con cattiveria perché all'interno avevamo non so chi era, ma grande questa manovra con il nostro mandarino. Abbiamo rischiato tantissimo all'esterno, incrociando le dita che l'auto tenesse, che all'interno non ci potevamo buttare, c'era l'altra auto. Ma dobbiamo stare attenti. Attenzione qui davanti che stanno, no, stanno rallentando, stanno lottando, e questo li sta facendo rallentare. Sono anche in 4, quindi attenzione. Grande manovra su Sirotkin, ci siamo difesi, attaccati in un colpo solo. Ora puntiamo a Kimi lì davanti. Stanno lottando, quindi ne possiamo approfittare un po' noi.
c'è Hülkenberg, il nostro rivale, oltre a Fernando. Stai arrivando al limite dell'erogazione dell'ERS, perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione dell'ERS. Stai calmo. Per evitare che accada. Che rientrano in box. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Aspetta. Che sarebbe l'identica a quella che ti ho detto io. Siete dei rincoglioniti. Settimo giro, già avevamo il settimo giro. Dovrebbe riconoscere quella che gli diciamo noi, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Anche Sirotkin ancora si deve fermare. Al massimo questa fase prima del pit stop. Vabbè, sì, Rotkin si deve fermare per forza adesso. Grande così, grande così. Troppo larghi qua, troppo larghi. Ricordiamoci che là l'ingresso è pericolosissimo. La finestra del pit stop è aperta. Quindi non ci sfracelliamo. Siamo alta l'erogazione. Poi vediamo dove risbuchiamo dopo il pit stop. Sarà importantissimo vedere se riusciamo a guadagnare qualcosa su quel gruppetto. C'era Kimi, Hülkenberg. Non so se era Hartley l'altro, ci ho fatto caso, o Gasly. Fermati ai box. Arrivo. Fatevi trovare pronti, mi raccomando. 3 secondi. Qui sono le due Force India che la stanno facendo da padrona questa gara. Che erano quelle che avevano, mi sembra, l'aerodinamica migliore. Okay, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. Sta rientrando un'altra. Ah no, c'è una. Leclerc si è fermato. Vai, sì, vai, si è fermato lì Leclerc. Che ricordiamo, leader del mondiale per il momento. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Addirittura Bottas dietro, davanti abbiamo Gasly, però siamo sempre in nona posizione, quindi prima stavamo in decima. Quello davanti è Sainz o Hülkenberg? Sainz, non mi ricordo prima dove stavamo di posizione. No, qualcosa abbiamo guadagnato. Siamo in nona. Prima stavamo. Non ci ho fatto caso, lo dico onestamente. Adesso però Bottas ci svernicia male. Dato un attimino lunga. Oh, Valtteri. Adesso proviamo a approfittarne noi.
troppo interni, lo so, ma pericolosissima quella curva, non sai mai. Ben fatto, hai conquistato. Anche la traiettoria degli altri. Tempo di far scaldare le gomme. E noi adesso abbiamo le ultra soft. Dobbiamo avvicinarci. Dietro di te è 10,2 secondi. Avvicinarci a Gasly per poter utilizzare il DRS. Almeno perdiamo un po' meno e ci difendiamo meglio da Valtteri. Vai, grande. Dai che se entrano in temperatura per bene gli pneumatici, così ne più si riesce a fare, perché poi il grip aumenta tantissimo. E con i curvoni che ci sono in questa pista è ottimo. La riusciamo a guadagnare bene poi. Bisogna stare più attenti qui. Anche lui lo può usare il DRS, quindi vai, incollati. Occhio, incollati ma non troppo. Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e provaci. Stai calmo, me la sto tenendo per il dritto. Attenzione, Gasly sopravanza Carlos Sainz, che adesso entra nel nostro mirino. Almeno ci si prova poi. Ah, esagerato, ma per forza, che là non c'è spazio. Stiamo perdendo terreno su Valtteri, ci stanno facendo da tappo. La nostra ripartenza è lentissima, dobbiamo migliorare l'aerodinamica anche, c'è da dire anche questo. Attenzione Gasly, questi due si stanno massacrando tra di loro, ci stanno facendo perdere tempo. Tesissima, tesissima la situazione. Nonna, grande così, grande rischio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Ma ci siamo insinuati bene. 6,4 secondi. Attenzione a Gasly. Vai così. Ora attenzione, perché questi sul dritto ci sverniciano tutti.
Eccoci dalla scia. Non l'abbiamo avuto dei riflessi per evitare tra Hülkenberg e Gasly il frittatone. Attenzione, siamo in settima posizione, signori. Clamoroso. Vai, vai. Attenzione, se ne va. Gli pneumatici adesso ci stanno dando una mano. Sta più tenuta. Sì, perché poi quando lottano anche gli altri, tu sei lì, ma devi essere comunque attentissimo. Ok, via libera. Dietro Sainz mi sa che ha fatto dei danni, sì. Il distacco dalla vettura. Che vedete che quando lottano lì in quella staccata, Gasly spingeva, Sainz ha rischiato di andare dritto. Poi si ributtano un po' nella, un po' come facciamo anche noi con sportiveggianza, all'interno del gruppone. Quindi bisogna essere reattivi e anche un po' fortunati a capire come sguisciare dalle situazioni. Noi ne abbiamo approfittato. Tutte e due le Renault in un attimo, proprio qui sul circuito francese. Allora, la benzina è durata praticamente grassa per tutto il Gran Premio, quindi possiamo anche diminuire un pochino, forse. Sarà qui che comunque consumiamo anche un pochino meno. Alonso è rientrato di nuovo in box. Metti modalità hot lap, vai. Anzi, mettiamo miscela standard. Tanto quello davanti non lo ribecchiamo, quelli dietro non dovrebbero ribeccarci. La miscela grassa ci resta abbastanza carburante, ci aumenta anche l'usura delle componenti, quindi così. Siamo, come ho detto, tra le due Ferrari, un team che prima o poi andremo a spippolare, eh. Tanto Ocon va a vincere il Gran Premio. Force India oggi devastanti. Qualifiche e gara. Ma anche noi, anche noi. Settima posizione. È miracolosa come okay, cosa, è miracolosa. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Sì, perché questa qua ci deve durare, eh? Ci deve durare. Bene, bene. Li vedo che si dirigono al podio adesso. La Force India ha fatto passi da gigante Salta in questo Ericsson. Sport. E conquistare il gradino più alto del podio proprio oggi ha un sapore speciale per loro. E ora diamo un'occhiata allora alla classifica piloti. Il Fernando 14esimo, dai. La sua fuga dopo un pass. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Direi lo scienziato. Grande. Ha vinto tantissimo e ci ha regalato una prestazione Leclerc fenomenale. Leclerc e Perez, guardala le Force India. E ora vediamo la classifica costruttori. Oggi il leader della classifica costruttori non ha brillato. Molto il suo tesa, vantaggio molto si è ridotto tesa. Notevolmente. Noi oggi comunque la stiamo facendo McLaren un grande campionato. Ha dato una prova di forza e ha risalito fare la classifica. Grande, dopo grande. Questo weekend frenetico, penso. Bene, bene. Allora, Gran Premio di Francia archiviato. Vediamo un po' a livello aerodinamico. Incredibile, immagino sarai soddisfatto. Hai passato gli altri con grande facilità oggi. Qual era la tua strategia? Il pacchetto aerodinamico, sì, dobbiamo migliorarlo, così chiediamo degli sconti. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Vai, vai. Sprezzanti del pericolo, così. Come pensi che si senta il tuo rivale oggi? Vai, così con che. Si è ritirato, hai scusa. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? No, no comment. Arrivederci. Collisione, ci sta. Ti ringrazio. Ecco. Ogni tanto qualche toccatina, ma noi loro tutti.
un po' così. Comunque, rivalità vai così. Accumuliamo puntoni, anche se siamo là là, con Alonso adesso abbiamo guadagnato un po' di più, ma Hülkenberg 17-16, quindi siamo ancora lì lì. Completa 4 programmi di prova fatto, quindi abbiamo un bel po' di punti da investire adesso. Ah, anche il contratto, allora aspetta. Valore, il tuo valore, ok, quindi siamo per un pelo. Posizione qualifica, posizione di gara. Guarda, io faccio una cosa, vi negoziati. È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Così. Se vuoi, puoi accettarla. Ma ti consiglio vivamente di fare una controfferta e tentare di ottenere qualcosa di meglio. Velocità miglioria di più, efficienza pit stop di più, sviluppo simultaneo, 2 migliorie per reparto, 3 migliorie per reparto, no, facciamo 1, dovrebbe bastare. Proviamo, posizione quali, no, aspetta, no, che qualifica, aspetta, ho sbagliato qua. Il contrario. E vediamo. Preciso, tac. Bene, ok. La proposta sembra a posto. Perfetto. Entrambe le parti l'hanno accettata, quindi entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Allora, prossimo weekend dovrebbe arrivare motopropulsore, ok, andiamo a migliorare anche qualcos'altro, abbiamo 1500 punti. Quindi a livello aerodinamico, dove facciamo letteralmente cagare, diciamo che possiamo mettere deportanza posteriore, ci sta, 5,76, possiamo fare 2 migliorie in realtà, quindi resistenza aerodinamica in generale, resistenza aerodinamica, vabbè, facciamo questo e basta. Quindi vabbè, pian piano aumentiamo anche livello aerodinamico. Quindi in linea generale, prossimo GP dovrebbero arrivare un po' di migliorie che ci dovrebbero far arrivare tra Renault e Ferrari, forse? Forse sì, forse sì. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Noi ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo GP con il nostro mandarino. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.